Dopo la pausa dovuta alla pandemia, la Coppa riprende il suo cammino e lo fa in maniera molto ambiziosa, sicuramente con uno sguardo al futuro per una ripresa alla grande. In realtà si vogliono celebrare i 50 anni della Coppa nel migliore dei modi, con la presenza di tante squadre, di tante nazioni che costituiranno un vero e proprio record per la Coppa Interamnia, con tante iniziative di carattere culturale e sociale, con un coinvolgimento molto ampio di tutte le realtà cittadine e non solo cittadine, con un decentramento in ambito provinciale e anche regionale di tutta la manifestazione. Sarà l'annata, l'edizione del rilancio definitivo della Coppa? Sicuramente del rilancio, per poi guardare al futuro con programmi sempre più ambiziosi. Brevemente qualche numero sulle squadre, sui giorni, insomma, quando si terrà e quant'altro. Sì, dunque le squadre dovrebbero essere circa 200-220, le nazioni 75, questo è un vero record per noi, soprattutto considerando i tempi difficili in cui viviamo e le difficoltà economiche. Nonostante ciò, sembra che riusciremo ad avere 75 nazioni, non ci sembra vero. Soddisfatti delle risposte delle istituzioni? Sì, devo dire che le maggiori istituzioni hanno già dato dei segnali molto confortanti, a cominciare dalla Regione, a seguire dal Comune di Teramo. E adesso le altre ancora, si dovranno ancora pronunciare, ma noi siamo ben fiduciosi.